Gennaio, si sa, è un mese importante per il mercato piloti, finalmente si è chiuso, siamo a sole due settimane dal via ufficiale dell'edizione 2009 della nuova stagione kartistica internazionale. Quale migliore fiera, come il Centro Fiera Montichiari, come il Kart and Race, per i Racing Team di presentare la loro squadra? Siamo con la CRG, partiamo subito dalla vera e prima novità della scuderia degli All Blacks, siamo con Niccolò Spirò. Allora Niccolò, raccontaci di te, sappiamo che sarai lanciato nella KF2, i tuoi obiettivi per questa stagione? Sì, disputerò la stagione in KF2, spero di disputare una buona stagione con i cambi di categoria e disputerò questa tappa europeo e qualche altra gara, spero di fare una buona stagione e migliorare. Quindi sicuramente un programma completo, ambizioso, che ti porterà... Hai già una scaletta? No, dopo quest'anno vedremo, poi magari un giorno, di passare alle formule. Siamo con Jonathan Tonon, campione delle quattro rotine che non ha certo bisogno di presentazioni, driver belga, portacolori della squadra anche quest'anno. È inutile chiederti gli obiettivi. Sì, quest'anno abbiamo vinto un bel po' con la CRG Maxter. Obiettivi per quest'anno 2009 di vincere la stessa stagione di quest'anno 2008, l'anno passato. Voglio vincere il mondiale, l'europeo e anche Las Vegas. Dopo c'è la USK che si può vincere anche quest'anno. Parliamo ovviamente di KZ1 e KF1, no? Sì, tutte e due categorie. Vincere tutto anche la KF1. Da un big belga a un big francese ma molto attaccato all'Italia, siamo con Coco Kozlinski che proviene da una stagione non proprio fortunata del 2008, ma sicuramente proprio anche per questo motivo c'è più voglia di riscattarsi, o no? Speriamo che la sfortuna sia andata via in 2008 per 2009. La stagione era molto bella, solo che non abbiamo portato i risultati a casa. Parliamo di quest'anno da portare un po' di risultati per la CRG, che se la merita per il lavoro che fa. Rimanendo sempre in tema di big, l'altra vera grande novità è senza ombra di dubbio Davide Forè. Davide Forè, anche lui non ha certo bisogno di presentazioni, plurititolato nel karting da anni e anni. Ti abbiamo visto inizialmente agli albori della tua carriera con il bianco-verde-rosso, dal bianco-verde-rosso, ahimè, al giallo-rosso. E oggi siamo con gli All Blacks. Allora Davide. Ma sono molto contento di questa scelta, devo veramente molto a Tenini, visto che mi ha dato una grande opportunità per poter lavorare con loro, e voglio sicuramente dare il mio contributo a questa grande squadra per poter fare un ottimo lavoro, sia discorso risultato ovviamente in pista, dove come Jonathan e Arnaud si farà WSK europeo e campionato del mondo sia col KZ1 che col KF1, ma sarà sicuramente molto importante preparare bene questi eventi, facendo dello sviluppo e facendo crescere sicuramente il discorso telaistico e motoristico, che essendo legati insieme, insomma, credo che possiamo fare una bella annata a tutti quanti. Una battutina a tutti e tre sui possibili principali rivali? Io credo che la CRG quest'anno presenterà una squadra fortissima, visto che siamo tre piloti velocissimi. Ci sarà sicuramente anche Andrea D'Alè, che avrà l'opportunità di sicuramente dire la sua. Chiaramente agli altri direi, non si può farmi di citarlo, direi Ardigò e Cat su tutti, e sicuramente anche la Birel credo possa essere un osso duro per l'anno prossimo, però io credo che la voglia di vincere e la volontà della CRG Maxter quest'anno credo che possa fare la differenza, insomma. Andrea D'Alè, altro big del KF1 e KZ1. Allora Andrea, gli obiettivi in mezzo a questa concorrenza spietata? Sicuramente quest'anno, per me, essendo il primo anno di KF1, qualche difficoltà potrebbe esserci, però le carte in regola penso per fare un'ottima stagione ci saranno. Anzi, combattere contro piloti del nome dei piloti che abbiamo appena intervistato sicuramente sarà uno stimolo in più per cercare di far bene. E allora in bocca al lupo. Chiusura d'obbligo con Omar Di Gesualdo, direttore sportivo della CRG, a cui non possiamo che chiedere ovviamente l'ambizione del 2009. Sicuramente si prevede
e si spera di chiudere in bellezza con qualche titolo come campionato europeo, campionato del mondo. Vediamo a chiusura dell'anno con il nostro Racing Team come si potrà chiudere il tutto. Logicamente abbiamo un punto forza con i piloti 2009 a cui si potrà dare una buona risposta alle squadre avversarie, e si spera che i ragazzi collaborino fra loro per ottenere il risultato.